Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo canale. Allora, mentre il decreto fiscale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 ottobre scorso, è stata rilasciata da parte del sottosegretario Siri, quindi parte del governo, quelle che sono lo studio, le applicazioni del possibile saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia. Quindi questo decreto sarà inserito nella conversione in legge del decreto fiscale, quindi delle possibili modifiche che possono arrivarvi, come vi avevo anticipato nell'ultimo video. Quindi in questo video andiamo ad approfondire questi aspetti e quindi quali sono proprio le condizioni che Siri sta preparando da portare in Parlamento per il saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia. Prima di partire però per darvi proprio punto per punto quelle che sono le indicazioni del possibile saldo e stralcio, l'invito è quello di iscriverti a questo canale. Vi ringrazio perché siete tantissimi che stanno seguendo questa telenovela, ormai la possiamo chiamare così, sulla pace fiscale. È giusto dare attenzione, lo sto facendo con una media di un video a settimana perché so che è molto molto importante per tantissimi imprenditori. Ma l'invito è quello però di iscriverti a questo canale perché qui andremo a seguire passo passo, purtroppo, quella che sarà la prossima crisi economico-finanziaria. Stiamo entrando i dati e le notizie che stanno arrivando, purtroppo non in Italia, perché in Italia si parla di spread, si parla del governo, di quanto è cattivo, di quanto è brutto, ma non si parlano dei dati purtroppo negativi che stanno arrivando dagli Stati Uniti d'America, dal reparto azionario, dal mercato azionario, dalla Cina, dalla Russia, dai BRICS, dai paesi in via di sviluppo. È molto probabile che entro la fine dell'anno prossimo ci troviamo nell'ultimo trimestre o primo del 2020 in una nuova recessione. Ed è fondamentale per voi seguire questo canale perché? Perché ci potrebbero essere crisi bancarie, quindi i risparmi potrebbero essere a rischio. In questo canale potrai in anticipo trovare quelle informazioni che non reperisci nei canali ufficiali. Oltretutto l'invito è quello di andare a vedere anche le altre sezioni, perché se ti trovi in una situazione di difficoltà e sei un imprenditore che hai una cartella da pagare, è evidente che devi trovare un modo alternativo per uscirne fuori, perché non puoi pensare che domani non te ne arriverà un'altra. Non so se è chiaro. Quindi devi cambiare un tuo approccio non solo fiscale, ma anche culturale nella gestione della tua azienda. È per questo che ho creato e ho equilibrato questo canale tra gli aspetti negativi, che sono le posizioni debitorie, le soluzioni, la pace fiscale, la gestione del fisco. Quindi troverai una sezione del canale che parla di come ridurre il carico fiscale, ma troverai anche dei suggerimenti per come creare o trasformare il tuo business. Insomma, il consiglio è quello di iscriverti e andare a vedere anche le altre sezioni. La prima condizione per rientrare nel saldo e stralcio dell'Equitalia, delle cartelle dell'ex Equitalia, attuale agenzia di entrata e riscossione, è che la differenza, quindi il saldo tra quello che devi pagare e il guadagno che oggi fai non deve essere superiore ai 9.700 euro. Facciamo un esempio, quindi ipotizziamo che tu oggi guadagni 25.000 euro, quindi hai un reddito annuale di 25.000 euro e hai una cartella di 11.000 euro. La differenza tra quanto guadagni e la cartella 25 meno 11 fa 14.000 euro. Quindi sei fuori dal range del saldo e stralcio, sei considerato una persona che non ha difficoltà economiche. Non facciamo considerazioni in questo video, magari le farò in un altro video. Ci tengo semplicemente a fare un video che in pochi minuti vi spieghi quelli che sono i punti di questo saldo e stralcio, o meglio, quello che stanno approcciando in questo momento qui, perché potrebbe cambiarsi. Se invece, faccio un altro esempio, hai un reddito di 25.000 sempre e la cartella è di 17.000, il tuo saldo è di 8.000 e siccome la soglia è 9.300 ci rientri, puoi fare il saldo e stralcio. I parametri se cambiano nel momento in cui in alcune situazioni, tipo un genitore singolo con un figlio a carico. La proposta che è stata presentata adesso è 40.000. Si alza a 60.000 se il contribuente ha una grave malattia o delle difficoltà economiche dimostrabili.
I parametri ISEE si alzeranno in determinati casi, quindi il parametro si alzerà nel momento in cui, ad esempio, sei single e hai un bambino a carico oppure hai una grave malattia, quindi il parametro ISEE sarà 40.000 e nel secondo caso 60.000. Potrebbe essere, ragazzi, perché ripeto, questo è un aggiornamento che vi sto dando di questo decreto che sarà poi inserito all'interno del decreto fiscale, eccetera, eccetera, quindi non è nulla di confermato. In più, il sottosegretario dichiara che ci rientrerà a fare il saldo e straccio delle cartelle chi non ha proprietà, o almeno dice chi ha delle proprietà, ma queste proprietà siano gravate da ipoteca o da un pignoramento, un'esecuzione immobiliare. Quindi, se ti trovi in questa situazione qui, e puoi rientrare nel saldo e straccio delle cartelle. Se la tua casa è libera da ipoteca e non è gravata da pignoramento, non puoi rientrarci. Quindi questo è un punto fondamentale. Devi avere un problema, magari relativo a un mutuo in sofferenza o a qualche altra situazione. Quindi devi avere un problema con un ritardo nel mancato pagamento di una rata, magari di un mutuo. Quindi questo è un punto fondamentale. Se scegliere, se attendere questo saldo straccio delle cartelle, ripeto, non è definitiva questo tipo di proposta, ma è un'intervista molto importante rilasciata che dà le prime indicazioni, oppure accedere, non accedere al saldo, aspettare il saldo straccio delle cartelle di Equitalia e accedere alla rottamazione terra. Quindi rientrano di nuovo le soglie di quanto vado a pagare, 6, 10, 15 e 25%, il 6% nei casi in cui il mio reddito è sotto i 15.000 euro, il 10% nel caso in cui il reddito è tra i 15.000 e i 22.000 e superiore ai 22.000 euro, il 25%. Sarà, dice il sottosegretario, sufficiente presentare una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate e ci sarà, quanto pare, anche lì la possibilità di questi importi di pagarli in 10 rate in 5 anni. Come al solito, l'invito è di iscriverti a questo canale per rimanere aggiornato su questo e su altri temi, perché se sei un imprenditore o un ex imprenditore è fondamentale guardare le altre sezioni, gli altri video. Ci vediamo alla prossima. Ciao!